Cari amici, tanti, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi parliamo di alti studi teologici. Questo video, studi teologici, è un po' la continuazione del video immediatamente precedente intitolato Felicità. Felicità. Quindi andate a vedervelo, il video Felicità. Così poi capirete meglio il video studi teologici. E gli studi teologici di solito si fanno in luoghi che si chiamano seminari, i seminari dove vivono i seminaristi, che sono coloro che intendono diventare sacerdoti cattolici, cattolici. Negli studi, nei seminari si fanno studi di alta teologia. E lì si impara a conoscere innanzitutto chi è Dio, poi come è strutturata la divinità, si impara a conoscere quali sono i segreti, le simpatie, le antipatie di Dio, si impara a conoscere quello che Dio vuole, quello che Dio vuole, si impara a conoscere anche perché Dio ci ha creati. Insomma, si fanno gli studi più elevati che si possano fare a questo mondo. E ci sono libroni enormi che si rifanno già alla metafisica aristotelica, poi pari ripresa da San Tommaso, la Summa Teologica. Summa Teologica, ci ha dedicato tutta la sua vita San Tommaso a scrivere la Summa Teologica. E lì c'è descritto proprio tutto, 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 tutto. E in seminario voi fate gli studi più elevati che si possano fare a questo mondo, ma neanche nelle facoltà di fisica o di ingegneria nucleare, neanche in quelle università, perché in pratica si studia e si studia la divinità. E perché questo mondo è stato creato da Dio. Già ce lo diceva Aristotele, no? Parlando del primo motore immobile, il primo motore immobile che crea l'universo, perché se non c'è un creatore, chi l'ha creato il mondo? No, non è ammissibile che non ci sia un creatore, ma se il creatore c'è, e mi pare che sia logico che ci sia, perché se una cosa c'è, esiste pure chi l'ha fatta. Se esiste, che so, un piatto, il piatto mica si è fatto da solo, no? C'è qualcuno, che so, il vasaio ha fatto il piatto. E se esiste il quadro non si è fatto da solo, esiste il pittore che ha fatto il quadro. E così, se esiste il mondo, deve esistere pure qualcuno che l'ha fatto. E allora vi pare che noi perdiamo tempo a conoscere il mondo e non andiamo a conoscere quello che l'ha fatto il mondo? E questi studi approfonditi si fanno nei seminari. E i seminaristi hanno la grandissima fortuna di fare tutti gli studi che riguardano la divinità. Lì si conosce molto bene com'è strutturata la divinità, com'è strutturata, per esempio, la divinità alla quale crediamo noi è strutturata, è una unica entità ripartita in tre parti, cioè Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Poi si crea, si va, poi nei libri, il libro non mente, no? Sennò uno che l'ha scritto a fare. E nei libri c'è anche scritto che a un certo punto Dio ha creato l'universo, quindi l'universo non è eterno. Dio è eterno, ma l'universo non è eterno. L'universo inizia a un certo punto quando Dio decide di crearlo. Ecco, e poi ci sono anche tutte le volontà di Dio, tutte le volontà, che cosa vuole Dio, che cosa si aspetta da noi, perché come i papà e mamma che mettono al mondo i bambini si aspettano qualcosa dai bambini, no? Si aspettano qualcosa che facciano certe cose e che non facciano altre cose. Così Dio si aspetta da noi che si facciano alcune cose e che altre cose non si facciano. E ecco a cosa servono gli studi di teologia o di alta teologia. E sono studi particolarissimi, particolarissimi. In una certa misura gli studi di teologia si fanno anche studiando la filosofia nelle normali università,
nelle normali università, ripeto, perché se voi studiate Platone, Aristotele, Sant'Tommaso, Spinoza, ma tanti altri, in pratica sono tutti studi di teologia, perché la cosiddetta metafisica altro non è che una teologia, diciamo così, un pochettino più facile per delle persone un pochettino più meno capaci di capire certe cose approfondite. Allora, io dicevo nel video precedente felicità, che la felicità la si raggiunge quando si è ordinati sacerdoti del clero cattolico. Ecco, ma è bello tutto ciò, perché voi in seminario fate gli studi più elevati che ci siano, proprio per gestire poi la professione più bella che ci sia a questo mondo, e la professione del prete cattolico. L'ho consigliato il mestiere del prete cattolico, l'ho consigliato sia nel video felicità che nel precedente video intitolato Fatti prete, sarai felice. Studi teologici, studi di alta teologia, altro che quelli che si fanno nelle facoltà di filosofia delle università. In seminario si conoscono cose molto, molto, molto più elevate. C'è un contatto diretto, un filo diretto con la divinità. Capito, cari? Studi di teologia, seminario, c'è tanta crisi di lavoro, tanti precari, ci sono tanti precari. Andate in seminario, ve l'ho già detto nel video felicità e nel precedente video fatti prete, sarai felice. Va bene, cari amici, grazie e tanti saluti da Serafino Massoni.